Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Harry Potter e il Calice di Fuoco. E in questo episodio andremo nei bagni dei prefetti, qua su Vanessa in TV. Andiamo a vedere cosa succede. Allora, qua è difficile. Vabbè, scegliamo Harry, visto che comunque era Harry, ci sta. Ok. Attenzione. Video. Potter, non ti ho mai ringraziato per avermi avvisato del drago. Il bagno dei prefetti è l'ideale per meditare. Attenzione. Parola d'ordine è fresco pino. Eh già. Fresco pino, ragazzi. Attenzione. E ora? Ci dovrebbe essere Mirtilla, tecnicamente. Siamo sicuri che solo i prefetti possano usare questo bagno? Ops. Scusa, Harry. Che genio del male che è Ron. È passato da quel buco. Sì, ma allora, intanto a parte che qua dobbiamo fare tutt'altra Altre cosa. gelatine! Gelatine, Quante sì. gelatine avete? Un bel po'. Insomma, Ron, la pianti con queste gelatine? Vai. Dobbiamo Apro riuscire a tutto. superare quel muro. Cioè, avete visto che da quando ho affrontato comunque il drago, adesso abbiamo la supermossa, la S è più lunga? Non so ancora. Sto vedendo che non si sta caricando, quindi adesso puoi vedere. No, sì, si sta caricando, ok. Gelatine tutti costano uno. Ok, ne prendiamo un po'. Qua prendo tutte le gelatine che mi servono, ragazzi, direttamente. Così siamo tranquilli. Che poi se li prenderò, non si sa perché, ma se li prenderò. Ok, sto cercando di andarmene da qua, ma non mi ci fa andare oltre qua. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto, secondo me, dobbiamo tirare su questo Wingardium Leviosa! e colpire bellamente là. No. No, pensavo di dover colpire là, invece no. Niente, accio, niente. Dovrei essere riuscito a colpire. Esatto, laggiù in fondo, ma no. Non mi colpisce il draghetto qua laggiù. Ah, ok, uno l'ha preso, perfetto. Allora, da quello che penso io, qua dobbiamo fare così. No? Ah sì, ok, giusto. Perfettissimo. Sì, praticamente rompiamo pesantemente il muro, ragazzi. Ok, ancora uno, mi sa tanto. Perché non è ancora propriamente rotto. Ora è rotto. Ha funzionato. Ottimo. Troviamo quell'uovo. Io qua altre cose non ne vedo, ragazzi. Spero di non ci sia altro, perché ero convintissimo ci fosse qualcosa laggiù, ma Wingardium vedo che se faccio Leviosa! così non fa niente, in realtà. Quindi, boh, penso che non ci sia niente laggiù. Poi vedremo. Ok, ragazzi, allora. Non mi aspettavo sta cosa. Sì, ci pigliamo un po' di gelatine. Ancora? Basta. Ah, ok, allora, questo qui tecnicamente, sta parte qua, avevo visto una parte similare a questa. Da Mostriniamoci, Shido. potremmo trovare una via per scendere. Ok. L'avevo vista da Shido nel suo appunto che aveva fatto Harry Potter e il Calice di Fuoco, la versione per Game Boy. Quindi adesso vediamo un pochettino. Questo qua secondo me devo spaccare pesantemente quello. E infatti. Bella. E beh, qua era abbastanza semplice, diciamo, capire che avrei dovuto spaccare quello, eh. Non ne ha niente di che difficoltà. E mi sa che Wingardium devo rompere Leviosa! anche quello laggiù. Ok, fin là ci è arrivato. Quindi facciamo così. Perfetto. Vai in su, perché non va in su? Non va in su. Ah, allora devo rompere semplicemente questo, ok. Ho visto che ci sono già. No, non l'ho preso malissimo, l'ho preso. LOL. Ok. Perfetto. Ora abbiamo rotto bene. Cioè, praticamente stiamo rompendo, ragazzi, le tubature di Hogwarts. Vi rendete conto? Forza! Povere tubature di Hogwarts.
Aspetta, da sopra non me lo prende, vero? No. Ok. Questo. Allora, laggiù niente. Vediamo un po' qua. Allora, possiamo volendo salire, ma non so bene. Andiamo qua, se ci fa salire. Sì, ci fa salire, perfetto. Allora continuiamo per questa strada qua per il momento. O almeno ci provo a vedere. Vai, vai, vai. Vai. Bella. Ne abbiamo rotto un altro. E ora rompiamo anche questo qua che c'è qua dietro. Harry, bravissimo. Vai, vai. Wow. Explosion anche questa. Ottimo. E laggiù ci abbiamo anche uno scudo. Questo qua non me lo fa tirare? Ah. Sembrava strano che non me lo faceva tirare. Ok, bene. Hermione ci ha dato una mano. Interessante sta parte qua. A parte che ci avevamo lì a fianco, penso che fosse... No! Cosa fai, Harry? Non fare queste cose. Ok. Allora, aspettate. Prima di tutto vediamo le informazioni di livello, visto che abbiamo scoperto finalmente che ci sono queste formazioni. Allora, 10.000 scudi, 5 rubinetti, una figurina evanescente che non ho mai trovata e statue di drago. Ok. Perfetto. Qua. Ah, quelli da continuare a dare gelatina a palla, quindi va benissimo. Ok, basta. Qua non ci possiamo andare, perché moriamo male. Qua niente, vediamo qua. Non le possiamo spostare. Ah sì, qua possiamo spostarlo volendo. Attenzione. Grandioso. Bella. Ottimo. Erkling. Cacchio. No. Aspetta che non gli sto dando una mano. Fermi. Arrivo. Wingardium Leviosa. Vai. Wingardium Leviosa. Vai. Ecco fatto. Ci siamo riusciti. Bella lì. Ottimo, l'abbiamo fatta esplodere male proprio. Ok, perfetto. Quindi allora, ricapitoliamo un attimo. Qua ci possiamo ancora andare. Sì. Vai. Volevo vedere un secondo. Ecco, anche questo qua possiamo tirare giù però, ragazzi. Infatti prima stavo già non tirandolo giù questo qua. Dacci una mano, Ron. Dai, Ron, cacchio, fai qualcosa. Ok, perfetto. Prima avevamo bisogno di Hermione, stavolta di Ron, mi sembra giusto. Per par condicio lo facciamo. Allora. Aspetta che pum. Prendilo, colpisci. Perfetto. E uno esploso. Prendiamo l'altro. Pum. È esploso anche l'altro. Eccellente. Ormai ragazzi siamo navigati per queste cose qua. E qua ci prendiamo un altro scudetto. Attenzione. Un altro scudettino. Allora. Qua stiamo qua sotto, così almeno ci prendiamo un bel po' di gelatine. Ah, adesso anche Hermione vuole le gelatine. Cioè, fino a un secondo fa rompeva le balle a Ron che di non parlare di gelatine, adesso vuole anche lei le gelatine. Brava, brava Hermione, brava, brava. Predichi bene, ma razzoli male, eh? Attenzione. Vai con le 1.000 gelatine. Vogliamo le gelatine, dateci le gelatine. Ok. Altra roba qua vicino non ho vista. Ce n'è un po' adesso di gelatine, sinceramente. Ok, perfetto. Quindi anche sta parte qua l'abbiamo fatta. Perfettissimo. Allora, qua altre cose non ne vedo da fare. A meno che non dobbiamo salire qua sopra, ma non penso. Infatti non mi ci fa salire. Ok, quindi qua possiamo andare proprio tranquillamente avanti. Là l'abbiamo rotto, qua l'abbiamo rotto. Merda, l'ho visto dopo, l'ho visto dopo. Mizzica, ma Harry c'ha un casino di vita adesso. Avete visto quanta vita c'ha Harry? Mamma mia. E viva i bug. Ok, qua ce n'è un altro, quindi dobbiamo sicuramente girare. Anche quello lì. Ok. Allora, andiamo giù di qua intanto, che ci si è liberata la strada. E tiriamo quello lì. No, tira.
Bravissima Hermione. Va bene cosa, Ron? Non ci hai dato un piffero di mano, come al solito tuo. Allora, aspettate che tiriamo anche questo. Ron, quando vuoi, eh? Tu quando vuoi, Ron. Se ci vuoi dare una mano. Non ci fa schifo, ottimo. Allora, prendiamo questo e lo lanciamo laggiù. E anche quello Explosion male. Beh dai, però qua ragazzi è abbastanza facile. Cioè, questa parte qua sembra abbastanza facile. Cioè, pensavo fosse molto più complicata, sinceramente, questa parte qua. Invece no, sembra, cioè, abbastanza easy, easy peasy proprio. Ok, perfetto. Allora, qua, volendo, possiamo anche... No, dobbiamo per forza scendere. Cos'hai visto? Cos'hai visto? Ah. Pullus! Ecco fatto. Pullus. Gelatine! Sì. Aspetta che voglio prendere questo affare qua. E vai. Sì, tutte le caramelle qua. Venite qua tutte me. Le gelatine, tutte me. Che io ribadisco, non so ragazzi perché continuo a dire caramelle visto che sono gelatine, ma... attenzione. Attenzione. Stavo cercando di metterci... Perché la cosa bella anche è questa qua, che gli puoi mettere, volendo, i... Come si chiama? Le zucche gli puoi mettere. Quando riesci a lanciargliele, naturalmente. Perché non sempre riesci, però... Va bene. Vai. Perfetto. Yeah, ragazzi. Come si fa a toglierlo mentre non si può togliere? Ok. Ho appena scoperto che quando lanci la S praticamente non puoi bloccarla, quindi se c'è... meglio lanciare... Cioè che la devi per forza lanciare, meglio lanciarla quando la devi per forza lanciare, altrimenti... È un bel casino. Ottimo. No, non devi salire lì sopra. Lassù c'era un nemico? Veramente? Ok, è esploso da solo, non mi sono neanche avvicinato, però va bene. Ok. Qua. Forza voi due. Però lì come caspita faccio a prenderlo? Ehi, là, delle gelatine. Lì è un po' problematico però. Molto bene. Aspetta, posso prenderlo? No, non posso prenderlo da là sopra giù. Quindi forse devo scendere giù di qua? No, neanche giù di qua posso andarci. Ok ragazzi, quindi come facciamo? Vediamo un po'. Forse devo prendere quello là e lanciarlo. Forse no. Vediamo un po' come fare. Wingardium Leviosa! Se faccio così? Così funziona, yeah. Perfettissimo, allora facendo così siamo riusciti, quindi adesso si è aperto il varco dall'altra parte. Se l'avessi visto prima non avrei fatto tutto sto giro. Ma prima purtroppo non avevamo visto che dovevamo romperlo, quindi dovevamo per forza fare il giro. Da questa parte qua, sì, adesso ci andiamo. Perfetto. Facciamo così. Accio tutte e due. Attenzione. Pulliamo questo qua, Pullus. Perfetto. Vieni tutta a me, gelatine. Quando riusciamo. Wow, attenzione. Se andiamo giù di qua non si può? Perché non si può? Non ci fa andare giù. Che strano. Forse dobbiamo prima fare dell'altro. Dai, su, ti ho visto lontano un miglio che continuava a sparare. Attenzione, un bug enorme. Un bug enorme, c'era caduto in testa praticamente. Vi rendete conto? Vai, uno ha fatto fuori.
e via. Gelatina tutti i gusti più uno. Esatto, tutti i gusti più uno. Tuttissime, compreso anche caccole. Ebbene sì, ci sono gelatine al gusto di caccola. Non è bello, ragazzi, ma ebbene sì, ci sono. Esistono. Ok, dai, seccatelo, seccatelo. Ottimo. Cosa stai facendo, Ron? Lo lasci lì così per tanto tempo? Ok, dai, secchiamolo. Yeah. Guarda quante gelatine che ci sono arrivate addosso. E vai. Niente, ora non riusciamo a... Cioè qua devono continuamente comunque attaccarti, a quanto pare. Non ho capito il perché, però vabbè. Si vede che è proprio uno schema del livello, questa cosa qua, che deve per forza farlo. Allora. Ok, ragazzi, scusate, ma sono rimasto un attimino male. Allora, sto qua non possiamo prenderlo, a quanto pare, perché qua bisognerà prenderlo per forza quando avremo l'altro potere. Perché, come vedete, c'è sempre sto cavolo di potere che non possiamo utilizzare. E probabilmente lo useremo nel prossimo livello, quando potremo andare a erbologia. Ce la fai, Harry? Quando vuoi, Harry? Quando vuoi andare? Non ce la farà mai. Non ce la farà mai. Ah... Harry, ti prego, vai. Ora spiegami come caspita faccio a salire di nuovo. Non risalirò mai più, lo sapete, vero? Perché Harry non si riesce a muovere. Andate. Dai, su, non c'è niente. Vai, cazzarola, Harry. Perché è buggato il gioco? Guardate, oh, sto andando a destra, va a sinistra. Vabbè. Le cose belle della vita. Ma non puoi arrivare fin laggiù, spiegami come cazzarola fai ad arrivarci. Aspetta un po'. Ok. Ah, ok, forse dovevamo proprio in questo caso abbassarlo. Ottimo. Se riusciamo così va benissimo. Probabilmente c'è qualcos'altro da fare qua. Vediamo. Ma perché Ron è sceso? Cioè, io stavo cercando di risalire, ragazzi. Non so se avete capito che sto cercando di risalire io. Però va bene. Non riesce a tirare. Va bene. Cosa? Con cosa? Cos'è che... Cioè, vi rendete conto che si bugga il gioco da solo? Ditemi se è possibile. Dai, su... Dai, su, su, vi prego, ragazzi. Niente. Qua c'è proprio il bug. Ron, dacci una mano. Ok, dove? Dove sei, Ron? Perché non ci sei mai quando ci servi? Ok, eh. Ron, quando vuoi darci una mano, darcela pure, eh. Hermione, vieni qua. Vieni anche te qua, forza. Niente, Hermione non riesce ad andare avanti, non riesce ad avanzare. Non c'è proprio, guardate. Gioco strabuggato, va bene. Dai, che palle! Ah, ok, ok, perfetto, perfetto. Se lo prendi da lì, guarda, Hermione, se lo... Ron, che non lo fa. Ragazzi, non so il perché veramente debba fare così il gioco. Io mi sto chiedendo veramente che come caspita l'hanno fatto sto gioco qua. Cioè, ora mi dovranno spiegare come caspita l'hanno fatto. Cioè, loro sono riusciti a passare, vi rendete conto che io non sto riesco a passare, ma loro ce l'hanno fatta?
Cioè, secondo che criterio loro ce la fanno e io no? Oh, che bene. Ti prego, Ron, rimani così. Niente. Niente, perché loro devono baccarsi male. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, l'agonia proprio di sto gioco. L'agonia. Io vorrei capire come caspita ha fatto la gente che l'ha giocata a finirlo, perché veramente con sti bug è qualcosa di obbrobrioso. Cioè, scusate, spiegatemi come caspita fa uno a a finirlo sto gioco con tutti questi bug. Vabbè, io mi... lo so, mi lamento sempre, ragazzi, ma c'ho ragione. Comunque, finiamola qua, dai, non stiamo lì a tergiversare troppo su sta cosa qua, tanto il gioco è così e non ci posso far niente. Poi Ron e Hermione sono dei geni del male. Ecco l'uovo! Accio! No, 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 perché? Perché? Acqua eructo! E naturalmente. Ma caspita, stai facendo? Acqua eructo! Vai! No, dai, ma perché? Vabbè, ok. Va bene anche così, va bene anche così. Non voglio prendere già l'uovo. Quello là è stronzo intanto. Riproviamo, ritentiamo a farlo. No, dobbiamo fare questo. Bravissimi ragazzi. Va benissimo, va benissimo, va benissimo anche così. Va bene. Ah, c'era un... LOL. Ok, allora, l'uovo non lo prendo naturalmente subito, ragazzi, perché abbiamo finito il livello e abbiamo ancora una bordata di roba da fare in questo livello, quindi non lo sto a prendere subito. Ci veniamo dopo a prenderlo l'uovo, tanto adesso l'abbiamo liberato finalmente sta parte, quindi... già, sempre se ce la facciamo ora che ci penso, perché in effetti non possiamo più risalire adesso. Quello può essere un problema, che non si può risalire. Soprattutto, perché là sopra c'è... Non capisco perché qua sopra ci sia questo... questo calderone. Cioè, che cosa dovrei farci con questo calderone qua sopra? Wingardium Leviosa! Boh. Vi giuro che non so che cosa dovrei farci con quello lì. Cioè, cose qua da fare non ce ne sono, almeno da quello che ho visto. Infatti non c'è niente da qua da fare. Vabbè. Questo naturalmente non si può far scendere, perché dovremmo farlo scendere dall'altra parte. E qua non si può salire. Quindi è un bel problema. Ma se io mi lancio così non mi ci fa lanciare, certo, perché il gioco non è mica scemo, altrimenti mi ucciderai. Perfetto. Non è che abbiamo imparato qualcosa di nuovo, vero? Che ci fa... che fa sì... No. Volevo capire se per caso riuscivamo a... a salire, ma no, perché... vai, vai, sali, sali, sali. Cosa? Cosa? Harry, cosa? Cosa? Dio, cosa, Harry? Ti prego, fammi avvicinare la balaustra, almeno. Madosca, ragazzi, madosca. Va bene.
Ok, non possiamo fare altro, ragazzi, qua. Quindi facciamo una cosa furba. Vado a prendermi l'uovo, così accontento il gioco. E poi rifaccio il livello, semplicemente. Così siamo tutti contenti, felici, amichevoli. E non mi stresso. Perché mi sta stressando. Dobbiamo tirarlo fuori. Come? Harper e Ah, Tracton! ok. Ho bisogno di aiuto! Ok. Ok. Ah, attenzione. E naturalmente noi siamo bloccati così? È sparito! Accidenti! Torna al bagno dei prefetti, lo sapevo che sarebbe successa questa cosa. Questo? Perché tipo adesso sta sparando? Aia. Ma adesso mi sorge un dubbio un attimo, non è che per caso questi affari qua bisogna distruggerli? Wingardium Aspetta un po'. Leviosa! Vai un po' a vedere se si può distruggere. No, non si può distruggere. Pensavo ci fosse un piccolo inghippo, ma no. Non è che magari adesso abbiamo la fortuna che di là non sta più lanciando il... Vabbè, oh, non ci sono passato, eh. Sul serio? Ma sul serio? Cioè, tu mi vuoi dire sul serio che è successo questo? Ah, Deus. Ok. Scusate, ah, qua sopra ci vado così. Stavo dicendo, come ci vado là sopra? Così. Semplice. Dai, venite su. Hermione, Ron. Non lo so. Va bene, anche Sirius. Chi volete voi? Ok, ma non ci sono. Ah no, stanno venendo, ok. Ottimo. Poi, allora, prendiamo questo qua. E Wingardium Leviosa! lo facciamo crashare male contro quello lì. Ottimo. Poi. Vai. Sì, prendete un po' di gelatina, non è un problema. Basta che ne prendete e via. Poi mi spiegherà anche il gioco perché ha deciso di fare tutto sto casino. Ok. Quindi abbiamo presi 4. Ottimo, ragazzi, direi. Ora, scendiamo giù di qua. Perché comunque ce n'è ancora qua di roba. Non vi credete che abbiamo finito? Assolutamente no. Vi piacerebbe. Presto! No, allora, questo qua mi sa che dobbiamo. Questi qua dobbiamo romperli con quello sopra. Sì, nettamente. Però se me lo dicessero un po' prima, io le farei già prima ste cose. Vediamo. Ok. Wingardium Leviosa! O Leviosa, dipende. Questo non l'ho colpito. Stavolta non l'ho colpito. Devo capire quanto è in qua. Ok, visto. L'ho visto, adesso l'ho visto. Vai. Ok, l'ha preso stavolta. Ho sentito il colpo del secondo, il secondo colpo. Ok, qua ce n'è uno e qua ce n'è un altro. Ottimo, due scudi. Guarda qua che belli. Eccoli qua. Ok, qua invece cosa c'è? Qua non posso fare niente. Le salamandre, il mio terrore negli abissi. Perfetto. No? No, come? Che caspita fa da riaccendere i fuochi? Su. Ma sul serio? Ok, ce l'abbiamo Così. fatta. Bella. Accio! Accio tutte, venite da me. Accio tutte. Le voglio tutte. Tutte. Allora, qua c'è il checkpoint. Che ho scoperto che dovrebbe essere un checkpoint quello praticamente. Non mi chiedete il perché, ma l'ho scoperto l'altra volta quando abbiamo fatto la parte, diciamo, della foresta. Perché ho visto che in quel checkpoint lì ci fa arrivare lì direttamente.
Ok, allora, prendiamo questo. Ottimo. E quello lì non so bene che cosa ci possa servire, quindi per il momento andiamo giù di qua. Oh, un po' di gelatine. Altre, tanto non guastano mai. Ah, ragazzi, vi volevo dire che ho scoperto che qua servono le gelatine. Allora, qua il vero e proprio negozio di Fred e George non c'è. Per meglio dire, dovete semplicemente prendere delle figurine che si possono acquistare. Dopo vi farò vedere anche come. Ok? Così vedrete come fare. Attenzione. Quando volete prendiamo questo. Perfetto. Hermione, dacci una mano! Hermione, dacci una mano. Non ci dà una mano. Ci dice ogni volta va bene e poi non ce la dà. Avete notato? Non si fanno ste cose, Hermione. Sappilo. Ok, un altro scudo. E altre figurine. Cioè figurine gelatine. Ok, qua non ci posso andare però. Attenzione, come mai? Via, via, via. Ok, lì quindi non si può andare per il momento. Probabilmente perché abbiamo cambiato il flusso dell'acqua. O si può andare? Sì, forse si può andare in qualche maniera. Aspettate un po'. Come prima che avevo sbagliato. Mi fa andare? No. Fanculazzo. Non mi fa andare. No, allora, di qua non si può andare per il momento. Forse devo andarci... ma come caspita faccio ad andarci quando c'è il flusso diverso? No, ci posso andare anche col flusso diverso. È vero. Ci posso andare lo stesso. Solamente che devo farlo in maniera diversa. Sì, si può fare. Come possiamo arrivare laggiù? Lo stavo pensando anch'io. Come possiamo fare ad arrivare laggiù? Con l'acqua non si può arrivare. Qua? Gli enigmi continuano ad aumentare. Forse dobbiamo rompere la cisterna. Vediamo un po'. Se dovessimo rompere la cisterna. No, forse no. Forse anche lì abbiamo bisogno dell'altro oggetto. Cioè dell'altro potere. Quello che non abbiamo ancora scoperto. Potrebbe darsi. Dai, su, superalo. Superalo sto pezzo. Aspettate un po' che forse non vorrei che forse possiamo... Dai, su, usa l'acqua. Perché non usa il potere dell'acqua? Cioè, non me lo usa. Guardate, guardate che non me lo usa. Vieni qua, stronzone. Sì, questi qua li posso fare anche così, però... Ci si mette molto di più. Ah, ok. Sì, ma non è cambiato niente, ragazzi. Non posso andare comunque di là. Questo è un bel problema. Laggiù ci arrivavo dall'altra parte. Ragazzi, sapete che sono bloccato? Mi sorge il dubbio. Che forse sto pezzo devo farlo prima di attivare il gas. Mi sorge questo dubbio atroce. Perché qua non possiamo neanche far niente. Cioè, nonostante stia provando a fare qualsiasi potere, non me lo fa usare. Cioè, in realtà posso completare il livello, non è che non posso completarlo. Cioè, basta tornare indietro, semplicemente, ragazzi. Però volevo tecnicamente vedere il...
la parte che ci mancava, però vabbè. Ah no, aspettate, possiamo passare anche da sopra addirittura, tanto cioè, abbiamo aperto il, la parte qua sopra, quindi possiamo tranquillamente passare da qua anche. È più comodo passare di qua, diciamo. Guardate qua come si va veloce. Tac, tac, tac. No, di qua non si poteva andare, è vero. Ok, aspettiamo un attimo. Vai. Sì, se stai a aspettare gli altri due, che sono Chip e Chop, che si fanno colpire da qualsiasi cosa. Adesso vai. Aia, cazzarola, questo qui fa male. Ok. Attenzione. Grandioso. Guarda qui che ci, come ci divertiamo. Pullus. Vai col pullus. T'ho visto che stavi arrivando da dietro. Ti ho visto. E mo sono cavoli tuoi. In quanti caspita sono qua? Sono tantissimi qua, ragazze. Ok, vai. Ah, secondo me qua continuano ad arrivare finché non ci andiamo, non ci andiamo di qua. Vai, vai. Perfetto. O leviosa, dipende. Come lo vuoi fare. Ok, vediamo. Ci siamo riusciti. Attenzione, il super scudo. Attenzione, il super scudone, proprio. Cavolo, aveva messo una versione un po' strana. Nuove aree disponibili, bagno dei prefetti. Nuovo disponibile, erbologia. Sì, ragazzi, finalmente erbologia. Possiamo fare erbologia. Finalmente, finalmente, ragazzi. Ora, prima di rifare questo avanzamento, addirittura luminare... Dicevo, prima di fare di rifare il livello, ragazzi, vado un secondo a fare anche la missione di erbologia, perché almeno così riusciamo a completare tutto ciò che ci serve, sbloccando erbologia. Finalmente, finalmente abbiamo la missione di erbologia. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora di aver seguito questo episodio, ci vediamo nel prossimo episodio, sperando che i bug non ci, come al solito, non facciano casino, e vi ringrazio ancora, alla prossima. Ciao belli! Mi raccomando, mettete un mi piace, iscrivetevi, sempre qua su Venezia TV. Ciao 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 ciao!